Ribenvenuti, quarto episodio, giusto? 1, 2, 3, sì. Di questo walkthrough a realismo. Dove siamo a Capitol Hill. Ma non l'avevo superato, sì, perché siamo appena dopo il checkpoint. Quello che ci ha dato non pochi problemi la volta prima. Stiamo fuggendo dai lupi dopo che ci hanno catturati, ci hanno teso un'imboscata. Ma grazie a Dina siamo riusciti a fuggire. E sì, comunque nell'ultima battaglia potevo evitare lo scontro ripensandoci, però vabbè, non abbiamo consumato chissà quante risorse. Beh, vabbè, un colpo di cecchino in più non fa schifo, diciamo. Adesso la nostra fuga continuerà e andremo verso la TV station dove ci aspetta forse Lia, questa ragazza che stiamo cercando. Pian piano li stiamo ritrovando tutti i presenti, diciamo, al massacro di Joel. Abbiamo già ucciso lo sfregiato. Perché mi vibra il pad? Ah, ok, no, era solo. Ok, eravamo arrivati qua. Oh merda! Iniziamo subito Che col cazzo è botto. stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Infatti mi ricordavo che Guarda qua ci dove metti i piedi. fossero delle trappole. Sarà un po' un problema con questo filtro, chissà se i fili si vedono. Ecco, già ci hanno sgamati. Dina, per favore. Ok. Ok. Io ho paura veramente, perché con questo filtro non si vede una mazza. Cioè, mi ricordo che erano abbastanza evidenti. Mi ricordo fossero abbastanza visibili, ma adesso vediamo. Oppla. Ovviamente non ricordo il posizionamento preciso. Ok. Eccolo qui, il nostro follower fantasma, sarà uno di Twitch sicuro. Comunque, chiunque tu sia, puoi scrivere qualcosa, io sono ben lieto di risponderti. Ok, abbiamo trovato una carta. Mi sa che il clou delle trappole è stato. Eccolo, no, infatti già l'ho vista lì. Poi noi passiamo di qua, dove il terreno è già stato battuto dai nostri passi. Mamma mia, guarda, uno era lì a destra. Non si vede niente con questo filtro. Guarda com'è stato smembrato dinamicamente. Ok. Dovremmo essere abbastanza safe. Ok, qua si scendeva. Occhio, Questa Lia, e se arriviamo che è già andata via? Non voglio neanche ci pensarci. fa pure rima. E appunto, adesso vediamo se la troviamo o no. Dovremmo piazzare queste trappole anche a Jackson. Sarebbero utili per fermare le orde. Sì, buona idea. Ma finiremmo per ammazzare qualche vagabondo. Potremmo segnalarle con dei cartelli. Se non sanno leggere. Oh. Ehi, guarda. Secondo te cos'è?
Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare coi lupi? Non lo so. Ma è piuttosto strano. Infatti, di chi sarà questo graffito? Un esplosivo, cioè un polvere da sparo, non male. Abbiamo preso tutto, sì. Scusami, Dina. Sparato a tutti. Guarda, è di Tommy. Sì, perché ha lo stampo In della effetti se la sono J. spassata. Quindi è uno dei nostri, in questo caso di Tommy. Stai bene? Sì, scusa, è solo la puzza. Sarà solo la puzza. Sì, Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Proseguiamo. Come si è ridotta questa città? Boston non era così, vero? A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno opposto troppa resistenza. Vedi lo studio TV? Sì, da quella parte. Ci siamo, Più in alto. quasi. Anche qui. Wow. Altri corpi. Altri corpi. Livellati di colpi. Altre trappole Tommy è anche, passato mi di sa. qua, sicuro. Scommetto che è andato di là. Ovvio. Barricata robusta. Ok, beh, da qui non si passa. Fermati. Io ho paura di altri. Che c'è? Trappola. Merda. Che occhio. Ma dov'è? Ah, Sono laggiù. ovunque. Saranno per gli infetti. Ah, ecco. Eppure, un passo in più. Sì, stiamo attenti. È una Claymore. Ok. Mamma mia, c'ho più ansia veramente di. Eccola, una lì. Ok. Io Dina la farei esplodere, però va bene. No, ma come? C'era un mattone qui, se non sbaglio, l'avevo visto prima. Mi scoccia sprecare un mattone. Ah no, beh, si può passare qua dietro in verità. Però meglio, abbiamo preso il mattone che è più forte, ricordiamo è top tier. Hanno riempito l'intera zona. Dubito passino spesso di qua, vista la situazione. Per noi è un vantaggio. Un po' sì. Però alla fine, vedi, se avessi fatto il gioco più volte, ma. Adesso mi ricordo che qua dovevi passare qui a lato. Poi in teoria qua nell'edificio non ci sono. C'è una porta, ok. No, veramente dobbiamo cercare di evitare più scontri possibili, che l'ultimo è stato abbastanza pesante. Lo so, qua ho paura che ci sia qualche infetto. Mi assicuro di poter
La busta in banca entro lunedì mattina. Le ultime 6 cifre del numero di... Ok. Ho capito, mi ricordo. Qua ci dovrebbe essere un bagno. Con il numero di Stacy. Chiama Staci. È 55. No, aspetta, le ultime 6, quindi sì, 55 01 33. Stai bene? Sì. Ho avuto paura perché magari a questo livello di realismo. Allora, 55. Potrebbe essere pericoloso quello, volevo dire. Allora, 55. 01 e 33. Mamma mia, oro. Quindi abbiamo recuperato due colpi del cecchino, che adesso metto subito. Il pompa come messo è tutto carico, ok. E la pistola 1, che abbiamo caricato praticamente tutte le armi. Ok. Era solo per la cassaforte. Mi mangio un sacco di frasi, ma perché sono molto concentrato. No, era per capire, ok. Qua c'è qualche trappola. Poi c'era qualcosa qui, mi ricordo, di abbastanza utile. Ok. Spogliatoi del Decathlon. Ah, questo cos'era? Alla fine un dojo, mi ricordo. Ok, qua torniamo qui. Vediamo se c'è qualcosa di utile da potenziare, ma ricordiamo che mi interessano solo certe parti. Mirino telescopico, per ora no. Perché tanto la capacità ci serve a poco, visto che i colpi non è che siano così tanti. No, va bene così, dai. Aspettiamo altre armi, dici. Oh. Ok. Fammi dare un'occhiata meglio qui. Sì, è un dojo tipo di taekwondo, di karate, non si sa. Non ci è dato a sapere. Ah, anche di yoga fa. Ah, non si passava da qui. Sembrava palese. Ma come? Vedi, c'è il filo. Io mi ricordo, dai, che sono passato qui. Ah, perché giustamente c'è il vetro. Di nuovo quel disegno. Che
che non vediamo. E niente, qua c'è una trappola, dobbiamo trovare un altro sasso, un altro mattone. Dai, qui l'avevo visto, c'era. Non mi ricordo. Vabbè, mi sono creato un colpo, l'ultimo colpo. Dai, però non c'era veramente un altro sasso così, l'avevo visto. Detto che siete proprio cattivi. Mamma mia, c'è una paura che non ho visto. Pare più taekwondo o karate, non lo so, vabbè. E niente, dai, usiamo l'ultimo colpo e sti cavoli, tanto altri sassi, qualcosa, abbiamo visto. Non ce ne sono. Oppure no, mi è sfuggito. Boh, da queste parti può essere, no. Niente, dai. Va bene, dai, usiamo l'ultimo colpo e buonanotte al secchio. Non riesco a capire dov'è la Claymore. Ah, eccola lì, perfetto. Fantastico. Funziona. Sì, l'ho imparato da Joel. La ridina. Comunque alla fine è abbastanza semplice. Di là c'è il filo, vai di qua. Qua c'è un sasso. Più di uno. Ecco lo studio TV. Urca. E qua ce ne sono una marea di mattoni. Giù, le scale sono minate. Vuoi farle esplodere? Non qui. Io come avevo fatto? Sai che non mi ricordo. Infatti era abbastanza semplice. Madonna, ho preso un colpo. Vai. Non siamo molto discrete. No. Magari sarà lì a trovarci. Sì. O potrebbero tenderci un'imboscata.
dentro. A posto. Dina? Ok, ci siamo. Questo sarà proprio l'episodio della TV station. Sembra vuoto. Non mi fido. Vedi un accesso? Non ancora. Qua mi ricordo dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Allora, infatti mi ricordo che ero andato prima qua a vedere se ci fossero dei rifornimenti. No, tutto chiuso, chiaro. Tanto questo gioco ci dà sempre più soluzioni. Tipo anche qua si può salire in qualche modo. Perché mi ricordo si saliva di là. Vediamo. No, è troppo alto giustamente. Ma che mi sto inventando. Ah no, qua è chiuso sembrava. No, comunque per forza di là. Alla fine. E se ci arrampicassimo? Esatto. L'idea era quella. Sì, va, che è meglio. Bello come l'ho giocato qualche settimana fa, già mi sono scordato tutto, non mi ricordo niente. Ah, ecco, giusto. Dico di combattimenti, perché è veramente lungo e pieno di emozioni. Andiamo cauti perché veramente non mi ricordo nulla. Però mi sa che dovrebbe essere abbastanza tranquillo inizialmente. Cazzo, sta attenta. Dina è cauta, fa bene. WLF, ok. Wow, fazzoletti al massimo. Allora aspetta un po', facciamo un po' di gestione. Creiamo un medikit perché abbiamo già due molotov. Qua ci teniamo sul 2. Ah, per 9 non possiamo fare i medikit migliorati. Qua non ci interessa. Non so se farla questo ramo qui. Perché i silenziatori non sarebbero male, però ci sono poi i materiali per farlo. E quello è il problema. Solo quello è il mio dubbio. E quello? Ah, giusto, infatti. Porca. Qui Tommy non c'entra. Che cazzo è stato? Non lo so. Un avvertimento. È appena successo. Pensi siamo ancora qui? Spero di no. Ma stai allerta. Questi simboli strani.
Chi potrebbe essere stato? Seguimi. Aspetta, fammi vedere se c'è qualcosa di interessante. Anche se dubito, eh. Oh, che succede? Anche un proiettile, qualcosa. Niente, non c'è niente. Qua utilissimo. Ok, dai, andiamo avanti. Poi me la caverò in qualche modo. C'è un sacco di passaggi qui. Ok. Un altro corpo lì. Merda. Non mi piace. Siamo troppo esposte. Dobbiamo cercare ovunque. Voglio trovare Lia. Solo sta attenta. È stato fatto un massacro. Mamma mia, mi ha preso un colpo. Ok. Questa è la porta di prima. Saliamo con cautela. Lì è dove eravamo. Che succede? Non ho sentito nulla. Sai che forse questo non l'avevo preso? Sì, ho sentito qualcosa. Oh.
Lia. Sicura? Sì. Quando si dice avere l'universo contro, eh? Non ha niente con sé. Dina. Mm? Guarda, ci sono tutti. Aspetta. È vicino a Jackson. Come ridono gli stronzi. È lei. È quella che l'ha ucciso. Tre in meno, giusto? Tre in meno. Qui sito 2, ci ricevete? Unità di supporto India in arrivo allo studio TV. Ripeto, merda. Unità India in arrivo, passo. Sì, meglio muoversi. Qualcuno sta arrivando, cioè i rinforzi stanno arrivando. È morta. Come ti senti? Sono incazzata perché volevo parlarle. Già. Ma non ha fatto nulla, Joel. Avrebbe avuto poco senso costringerla a parlare. Ha fatto parecchi chilometri per torturarlo. Non mi importa se l'abbia ucciso o meno. Capisco. Vuoi cercare un posto sicuro? E frugare nelle sue cose? Certo. Merda. Io credo si possa evitare questo scontro. Come sono cauti loro. Mi sei incastrato. Ecco, sarà difficile quest'ultimo pezzo.
poi ho sbagliato l'uscita di là. Purtroppo Dina mi ha bloccato e non ho potuto fare a meno di usare. Se ci fosse un modo per scendere qui. Sa che abbiamo compagnia. In perlustrazione. Sì, vado. Aia. Subito mi hanno preso tutta sta fatica. Vabbè, io direi. Mi fa apparire qui, chissà se dopo o prima il misfatto. Io dovrei scendere quelle scale lì. Io vorrei passare lì dove sono loro, ma. Ancora un asso nella manica. Tanto alla fine mi faccio sempre sgamare. Io voglio solo andarmene da qui. Però alla fine non abbiamo consumato niente. So. Ma quanto regge? Quanto ha retto? Ho sprecato anche un mattone che non era necessario, sinceramente. La sento correre! Qua giù! Sono tutti morti? Non credo. Li sento. Da questa parte. Dai,
Ah, non si trova, io perché mi ero memorizzato qua per tornare indietro, ma a quanto pare. Bisognava uscire da di qua, vediamo se c'era una soluzione. Eh no, sì, scendevi da laggiù e arrivavi fino a qua, niente, va bene. Però bene o male, non abbiamo consumato nulla, anzi siamo stati abbastanza lesti. Via, via, via. Lì davanti. Oh merda! Oh, Dina. Vabbè. Per ora può andare. Muoviamoci. Dobbiamo entrare. Spore. La maschera. Ok. Andiamo avanti. Allora aspetta, voglio controllare un altro posto velocemente. Qui c'era qualcosa, no? Perfetto. Andiamo. Comunque sono veramente tignosi gli avversari a questo livello di difficoltà. Cavoli, quante coltellate devi prendere prima di andare giù? Siamo passati. Ce la siamo vista brutta. Lo so. Qui sarebbe da attirare un clicker, ma... Questa mi vede. No, ero in alto perché stare molto attento. Questa non dovrebbe essere una battaglia difficile. Andiamo dal clicker.
Mamma mia, serio? Ah, il clicker stesso, pensavo fosse un runner, non avevo visto bene. Cioè, proprio bisogna fare mela levetta molto lentamente. Lo sai che ti dico? No, facciamolo fuori, dai, non voglio rischiare. Ma perché mi ha scoperto? Io che voglio prendere tutti i file mentre c'è un clicker. No, ok, possiamo passare dagli infetti, che sono ben... Cavoli qui. Mi ha spaventato. Che mi ha detto dietro di me e c'era un clicker. Ok, questo va bene. Ma perché questo mi ha scoperto? Facciamo così, io smanetto triangolo, comincio a premere triangolo già da dentro. Guarda, lo sapevo che andava prima a premere sul cassetto. Va bene, è andata molto bene. Poi un pezzo di legno che non stanca mai. Non arrivano gli infetti. No. Ho detto, sai che ti dico, ne approfitto per fuggire. No, niente. Ok. No, allora i clicker li facciamo, per carità. Poi dopo facciamo come prima, approfittiamo del trambusto e ce ne andiamo. Perché a livello realismo tu devi premere la levetta veramente poco. Ah!
altrimenti ti scoprono. Tipo così no, però così. Niente da fare. Che fastidio. Che c'è quel... Che c'è quel clicker lì. Ok. Allora. Perfetto. No, volevo far sparare loro così attiravano i click. No, ho sbagliato, volevo schivarlo. Niente, no. Allora, là ce ne sono due, è un casino. Il top sarebbe fare come stavo facendo prima, che vado qui. Prima che arrivi il tizio. Faccia di cavolo, sì. Via, slalom. Abbiamo anche delle intruse. Via, 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 via. Ehi, andiamo! No, c'era dell'alcol. Mamma mia. Via, 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 via. Meglio di così, ho fatto anche lo slalom con L1. Capo... Ok. Ok. Andiamo. Sì. Chissà se questo... Sì. Grazie. Se questo filmato c'era comunque. Sono molto stanca. Lo so, Dina. Sì, andiamocene. Adesso ci riposiamo un po'. La via è bloccata. Magari da qui. Da dove, scusami? Sì.
Dai, 47 per pochissimo. Hai sentito come ci chiamavano? Iene? Saranno stati loro a disegnare sui muri e a sbudellare lupi. In È questa possibile. Città sono tutti squilibrati. Ci credo. Che cazzo? Io non mi ricordo che c'era una carta qui. Guarda che scena, tutto rosso. Oddio! Hai mai visto nulla del genere? Spore acide di bloater. Ma quello non sembrava un bloater. Con chiunque combattano, dovremmo lasciare che si scannino tra loro. Giusto. Ottima idea. Comunque questo sarà l'ultimo episodio di questa settimana, perché dal weekend non ci sarò. Giustamente, che ok. Qua abbiamo detto nulla, non ci interessa, me lo clicchiamo per scrupolo. Precisione, ok. È quasi la cadenza del pompa. Quanto costa? Non lo so. Preferisco di no. Un clicker morto. I miei preferiti. Lì c'è un'altra scala. Ok. Come ci arriviamo? Così. Può funzionare. No, anche un po' più in giù va bene, ok. La scala, abbiamo detto, non è finita lì, giusto? La scala è rotta. Infatti dobbiamo andare di là. Lo so, l'ho vista prima di te. Buona idea. Un'altra scala! Dobbiamo uscire da qui! Stan, attento! Tremendo. Nemmeno io. Eh.
Io uscirei da qui. La tua sinistra. È difficile questa, mi sa, eh. Merda, un altro. Io voglio solo trovare l'uscita. Dovrebbe essere cieco come... Mamma mia. Dov'è l'uscita, per favore? Ops. Attenzione! Madonna, devastanti Shamblers. Shambles. Non so, non riesco a pronunciare. Stai attento ai runner. I runner sono il problema, perché... Cazzo! Via! Aia, subito così? Attacco con le tue armi più potenti? Sì, ma io non voglio. Perché non ho le risorse, voglio farmi i cazzi miei. Ho capito. Anche loro sono molto sensibili ai rumori, molto sensibili. Quindi c'ho una mezza idea. Facciamo così. Attendiamo che il io ero laggiù, tu pensa. Adesso lui gira. Intendevo lo scemo. Occhio! Ma che palle! Non mi sono mosso, ho premuto veramente poco. Occhio! Ma perché? Ah. Ma dov'è l'uscita? Non me la ricordo dov'è, dannazione. Di sicuro non di là. Perché...
come se fosse quasi una blind run, che veramente non me la ricordo. Io provo a premere pochissimo. Per favore, girati che non mi posso muovere. Perfetto, e lui è l'unico problema, ok? Perché se io riesco ad arrivare in quella stanza stealth, è fatta praticamente. E ho una mezza idea di come fare. Siamo un po' in controtempo, sto giro. Shumble non sta già. Riesco a vedere il runner dove. Bravissima Dina, grazie, grazie tante che mi hai aiutato. Dai, l'abbiamo fatta. Mamma mia. E anche questa è fatta senza problemi. Maledetti stronzi. Ti hanno preso? No. Sono pulita. Chandler? Li chiamano così? Chandler. Sì. Da dove diavolo saltano fuori? Che cazzo ne so, ma sono disgustosi. Veramente. È sicuro. Bene. Se lì è bloccata, vuol dire che c'è una soluzione per entrare. Vabbè che un po' di risorse si potevano usare alla peggio per poter sconfiggerli, però meglio così, siamo a realismo, non troviamo da discorrere, come si dice da noi. E voilà. Oh, pensavo fosse un carrello, no, infatti quando ci sono enigmi di questo tipo, ok. C'è qualche baby shambles. Ah, questi se ne trovano diversi durante il gioco. Ehi, non ti sembra la donna dei graffiti delle Iene? Già. E poi anche il loro simbolo, Perché i sì. lupi li chiamano Iene? Ah, boh. Dopo quello che ho visto, forse non voglio saperlo. Vabbè, iene, lupi comunque sono animali feroci. Ah, esatto, qua c'era la soluzione di 1, 5, 2. Non me lo ricordo com'è.
Esatto, portami una bibita, io l'ho presa, 1-5-2. E gli altri due sono a caso, cioè non mi ricordo perché. Vediamo. Tanto possono essere premuti una volta sola, proviamo. Ok, ah no. Allora sarà al contrario. 1, 5, 2, 4, 3. Tanto l'unica, cioè le soluzioni sono quelle. Anche la prima volta ho Ma come fai? sbagliato. Magia. Sei la mia preferita. Cosa c'è lassù? Un proiettile fondamentale. C'è anche una cosa qua sull'angolino. No, mi segnava quello alle spalle. Perfetto. Un proiettile fondamentale, lo equipaggiamo subito. E let's go. Devo andare lì. Deve esserci un'altra strada. Ah, molto ottimismo. Ah già, dimenticavo questo pezzo. Però qua è molto più complicata. Tipo l'uscita è boh. Ok, devo arrivare laggiù senza essere scoperto in qualche modo. Solo quella laggiù il problema, perché se noi arriviamo lì, lo shambo non ci dovrebbe dare problemi. Proviamo a fare una prova veloce. Niente.
veramente. Guarda, se avessi cominciato prima l'avrei aperta, veramente. È quello che un po' mi scoccia. Tanto quanti pugni ci vorranno prima. Scusami. Cioè, dopo non l'ho vista più, l'ho vista che era in lontananza, passo la porta e già mi aveva ucciso. Ok, tutto uguale, fino a qua va benissimo, per carità. Ah, perché mi vede da qui. Sono due. Sono due, no, non posso passare da lì, sono due. Quindi niente, solita road. Tanto è un videogame predefinito, quindi fino a qua posso camminare bene, qua posso camminare così. Fosse distratto, niente. O facciamo Benny Hill, ma la tecnica di Benny Hill non è proprio il massimo. Aspetta, così non vedo niente, però. Tanto ci vuole un po' per l'animazione. Ok, dai, dai, dai. Scoprono, è finita. Qua infatti sapevo non sarebbe stato facile. Guarda, non c'è neanche un passaggio proprio. Già sono fuori tempo.
vai. Andiamo! Qui c'è qualcosa di utile, no? Niente. Sì, vabbè, non ha fatto l'animazione, ma abbiamo capito cosa è successo. Cioè, io attaccando alle spalle uno mi sono lasciato scoperto rispetto a quell'altro. Quindi dai, facciamo così. Poi lì, se io riesco ad arrivare lì, è fatta, perché c'è... Lui non mi deve vedere dalla diagonale, perché lì c'è una scrivania, una protezione, un tavolino, non lo so. Quindi fino a qui, normale. Ma dove? Ma dove? Veramente? Vedi? Qua. Sì, non mi sembra il caso, eh. Ecco, appunto. Non so cosa sia successo. Perché lì mi sgama? Cosa succede? Cosa succede? Oh, per una volta che non c'era quell'altro, lo Shambol ha deciso di camminare lì perché ne aveva voglia, ma ci sta, perché se fosse sempre uguale, no? Niente, mi ha visto, mi vede dalla diagonale, io non riesco. Come faccio? Mi vede da quella diagonale lì. È una cosa un po' più estrema. Perfetto. Non ci voglio credere. Alla fine è la soluzione migliore, un po' sgameo. Bene, anche questo è fatto. Sembra un incidente ferroviario. Grazie, Charlie.
Gesù. Chissà per quanto li hanno tenuti in funzione dopo l'epidemia. Vedo una luce in fondo. C'è qualcosa di interessante, no? Sì. Ehi, la luce è vicina. Ti spingo io. Sì. Cosa hai trovato? Forza. Ok. Andiamo. Siamo quasi fuori. Fai strada. Sei un po' stanchina, eh? Anche la prima volta mi è successo così, che dovrebbe essere quasi predefinito. Se tu corri, in verità ci sono delle variabili. Dobbiamo correre subito. Ma che è successo? È la Dina quella? Ah sì, se mi dà il suggerimento vuol dire che non la devo superare, ok. Che ne diresti di un riposo in un teatro? Mi sembra una grande idea. Ci siamo quasi. Il teatro mi sembra un ottimo luogo. Tranquilla. Vieni. Ci sei? Ammazza.
Sei sicuro? Vieni. Vuoi dirmi cos'è che non va? Che cos'ho che non va? Ellie, ti ho visto respirare le spore. Te l'ho detto. Sono immune. Ok, sei immune. Ma smettila. Mi hanno morsa, molti anni fa. Che cazzo stai dicendo? E dopo il morso non è successo niente. La bruciatura. Maria e Tommy. E Joel sono gli unici che lo sanno. Sapevano. E ora anche tu. Non posso infettarti se è questo che ti preoccupa. Ma neanche renderti immune. Dire qualcosa. Ellie mio. Credo di essere incinta. Cosa? Tranquilla, non è tuo. E quindi che? Quindi che facciamo ora? Niente. Devo solo riposarmi un attimo. Cazzo. Da quanto tempo lo sai? Ho un ritardo di qualche settimana. Qualche settimana? Potevamo tornare indietro. Non lo sapevo. Non ero sicura, ok? Non volevo essere un peso. Ora invece non lo sei, vero? Controllo che qui sia sicuro. Tu riposati. Ci dormi? Un ottimo manuale, qua mi ricordavo infatti ci fosse una carta. Che manuale è? Oh, posso fare i kit medici? Ah, e poi c'è una...
un'abilità che ancora non possiamo sapere perché richiede un'arma. Chissà che arma sarà. Ok, medikit più efficaci, ottimo. Quasi che mi curerei. Sono danneggiato, sono praticamente, come si dice, one shot dall'inizio del gioco, praticamente. Tanto in questo livello di difficoltà non ci interessa. Posso fare un medikit o una molotov? Perfetto, ci lasciamo questo dubbio. Questa scelta, volevo dire, non è un dubbio. La nota è vecchia, ma è meglio stare attenti. Però qua c'è il fazzoletto, no? Vabbè, lasciamolo. Creiamoci una molotov, facciamo così, dai, creiamoci una molotov che è più probabile che la usi. E prendiamo il fazzoletto. Tanto curarsi è utile fino a una certa. Vabbè, no, qualche colpo lo regge, per carità. Siamo nella sala macchine, diciamo, dove viene proiettato lo spettacolo. Sa che ci vuole la corrente. Qua c'è qualcosa, no? Perfetto. Bellissimo il dettaglio che si mette il cappuccio, ma è pieno di animazioni uniche, veramente belle. Molto molto bene. Accidenti. Ti sei fritto? Forse non eri questo grande elettricista. Che cos'è?
Dina, riposa. Ah, qua non ero andato. Non ho guardato se ci fosse qualcosa nei bagni, no, beh, me l'avrebbe detto già a questa distanza. Perfetto. Controllo se Wow. tutti hanno la mascherina. Joel, sarebbe bello guardare un film qui. Veramente. Il suo gruppo preferito. Da brividi. Non ci credo. Quasi a sembrare così. Ah, faccio pena. No. Ti mancano soltanto i calli sulle dita. Già. Dai, andiamo. È questo? Sì. Cacchio. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? E qua chiudiamo la live di oggi. Vediamo il flashback nella prossima puntata. Sì, siamo a 6 ore, Chissà. 8. E vediamo cosa ci racconterà questo flashback con il buon Joel. Grazie per chi c'è stato e boh, alla prossima.